Buongiorno a tutti da Marco Bisogni e benvenuti sul canale. Finalmente oggi riprendo un discorso iniziato mesi fa. Forse vi ricorderete, vi linko il video in alto, che mesi fa comprai un obiettivo della Seven Artisans. Vi rimando un po' al video per i motivi per cui comprai questo obiettivo e c'è anche un unboxing che di solito non faccio, insomma in questo caso l'ho fatto, era interessante la scatola. Comunque, questo obiettivo era un 25mm f1.8, per il formato APS-C, quindi sul full frame equivalente a un 40 mm circa, un 37 qualcosa. E cosa aveva di particolare questo obiettivo? Si trattava appunto di un obiettivo cinese, di questa marca appunto Seven Artisans, veramente, veramente economico. Si parla di un prezzo che oscilla fra i 70 e i 90 euro a seconda del periodo. Vi metto il link in descrizione così potete vedere quanto costa precisamente ora, insomma, quando volete controllarlo. E questo obiettivo, che è questo qui, è un obiettivo interamente manuale. La ghiera dei diaframmi è continua, senza click, quindi anche adatta, forse quasi più adatta a un uso video che fotografico, però non funziona bene anche in uso fotografico. È una ghiera, tra l'altro, abbastanza fluida e abbastanza piacevole. E anche la focaggiatura è manuale. L'obiettivo è interamente privo di contatti. E cosa c'è da dire? Perché comprare questo obiettivo? Prima di tutto perché incuriosito da un'ottica che costava così poco, insomma 70 euro era veramente appunto una sfida per un'ottica costare così poco. E anche se poi non fosse andata bene, non avrei fatto una gran rimessa, insomma, la curiosità ne valeva la pena. L'altro motivo è perché da questo tipo di ottiche mi aspetto una variabilità fra esemplari enorme e volevo avere un'ottica che mi desse in un certo senso dei risultati unici. La cosa è andata in effetti a buon fine, ho provato a usarlo per diversi mesi e mi sono reso conto, sia leggendo dopo averlo provato per parecchio recensioni di altre persone che l'avevano testato, sia facendo i miei esperimenti, che quest'ottica la definirei un'ottica casuale in un certo senso, perché nonostante la costruzione sia interamente in metallo, cosa abbastanza rara, anche il paraluce che viene fornito è in metallo, tra l'altro è un paraluce a vite che una volta montato permette l'innesto del tappo sul paraluce stesso. E no, dicevo, appunto, la costruzione è interamente in metallo, una cosa che non ci si aspetta. L'assemblaggio è un po' curioso, lascia un po' a desiderare, nel senso che fra un modello e l'altro c'è veramente tanta variabilità. Questo è costruito relativamente bene, anche se a ben vedere il diaframma non sembra molto centrato con gli elementi, quando si va a chiudere non si chiude in modo uniforme in certi momenti, in certi punti più che momenti. E le ghiere appena comprate erano abbastanza, avevano come se ci fosse del pulviscolo, della sabbia per capirsi all'interno, invece poi usandole sono diventate più fluide. Ok, allora, ho provato quest'ottica, chi mi segue su Instagram avrà visto che ogni tanto pubblicavo qualche storia, e è un'ottica divertente ed è un'ottica proprio come mi aspettavo, cioè ha dei difetti, i difetti non mancano, sono proprio la caratteristica di questo tipo di ottiche. I bordi hanno una qualità molto scarsa rispetto al centro, che invece non è male, e la caduta ai bordi di qualità è veramente repentina. Qualunque diaframma si arriva al bordo e la qualità diventa proprio tremenda, sparisce, non si può più parlare di qualità, diventa molto impastato, e a mano che ci si avvicina al bordo comunque va a peggiorare. Il bordo però è proprio, c'è uno stacco netto, si vede nel fotogramma. Al centro rende abbastanza bene, è un'ottica molto luminosa perché si parla di un f1.8 apertura massima. E com'è usarla? Allora, io mi sono trovato a trovare un sacco di foto, per esempio, con la messa a fuoco sbagliata. Usavo il focus peaking per l'effetto contorno, per mettere a fuoco, ma non è una buona scelta, perché non è abbastanza preciso. La maggior parte delle foto, se non la maggior parte, moltissime foto, ho visto che il fuoco è sbagliato. Quindi se usate questo tipo di ottiche,
meglio usare, anche se più lento, l'ingrandimento, insomma l'assistente di fuoco, ingrandite l'aria, mettete a fuoco se volete un fuoco più preciso. A livello di aberrazioni cromatiche non sono tremende, anche se a volte in certe situazioni di forte contrasto si verifica un purple fringing veramente veramente evidente. Ora vi faccio vedere uno scatto, un particolare. Resistenza al flare, ghosting e la classica stellina. Allora, il ghosting, a seconda di come la luce entra nell'obiettivo, non è tremenda. A volte è più forte, a volte meno, c'è, però non è una cosa tremenda. E questo è positivo anche perché, a seconda di come il sole o altre fonti luminose sono presenti al fotogramma in controluce, possono riuscire a dare una buona stellina. La stellina non è né rovinata ed ha un bell'aspetto, quindi il ghosting non va a inficiare e comunque l'aspetto non è male. Quella cosa peggiore è la resistenza al flare. Se il sole entra, è anche un po' fuori dal fotogramma, fa una velatura su tutto il fotogramma. Come dicevo prima, non si tratta di un'ottica che si compra per la nitidezza, per usarla, insomma, per chi cerca la qualità, ma anche questo difetto, insieme a una forte distorsione a barilotto, insieme alla vignettatura, danno un sapore un po' retro alle immagini. In questo senso è piacevole, è veramente piacevole da usare. È un'ottica che si prende sì per il costo, ma anche per i suoi difetti. I difetti in questo caso sono proprio il bello di quest'ottica. E da quello che immaginavo e ho potuto verificare leggendo altre recensioni, pare che ogni ottica abbia dei difetti propri. Tra l'altro si trova questo, io l'ho comprato per Sony, ma si trova anche con mount Sigma, mi pare Canon M e Micro 4 terzi. E poi verifico meglio, magari vi metto in descrizione gli altri mount se ho sbagliato a citarne alcuni. Questo comunque è per Sony con attacco E APS-C. L'ho provato sulla Sony 6004 che non è stabilizzata, e usare ottiche manuali con fotocamere non stabilizzate non è il massimo, però ho visto che anche quando ero in tempi di sicurezza velocissimi, si parla di millesimi di secondo, c'era qualcosa a volte che non andava negli scatti, quindi non era neanche un problema di stabilizzazione, ma proprio di altro. Non mi voglio dilungare oltre perché non c'è molto da dire. Secondo me è interessante da usare sicuramente in video, sia per il diaframma continuo, sia perché in alcune situazioni ho trovato un bokeh molto particolare. Non so se lo fanno tutti gli esemplari, però ci sono delle imperfezioni di quest'ottica che conferiscono un bokeh davvero particolare. Anche qui vi metto qualche esempio. Lato fotografico, uguale, ottica economica, fotografia al volo, design retro, e che appunto per le imperfezioni dà un sapore particolare alle immagini, oltre alla piacevolezza o comunque alla particolarità di usare un'ottica interamente manuale. Bene, video di oggi lo farei finire davvero qui, spero vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti al canale e volete continuare a seguirmi, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!